prossimo video. Oggi sarà un video haul perché ho acquistato un sacco di cose e volevo farvele vedere anziché postarvi le Instagram stories, perché penso che queste cose debbano essere memorizzate, così un giorno mi guarderò e dirò Gloria e basta fare acquisti. Ma prima di iniziare vi invito ad attivare la campanella se ancora non l'avete fatto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, avete piacere a seguire i miei video e non volete rimanere indietro con i video che caricherò. Detto questo, vi ringrazio se siete entrati. Ce la posso fare. Detto questo, vi ringrazio se siete entrati a far parte della Fair Family da poco, benvenuti. Ci tengo un sacco a ringraziare anche Joby che ci ha creato la GIF della vita per la nostra Fair Family, è bellissima questa cosa, la potete usare anche su Instagram andando nella sezione GIF e scrivete Fair oppure chiocciola Joby e trovate tutte le sue GIF bellissime e c'è anche la nostra, è bellissima questa cosa, sono troppo happy. Comunque, da Primark, quindi ad Arese, ho preso questa bellissima pochette. Questa pochette che, oddio, mi sono resa conto adesso che ha i gelati e i donuts e i cupcake e i macaron e le caramelle solo da un lato, mentre dall'altro lato è trasparente. Però mi piaceva perché è molto sottile e piccolina, ha la zip, l'apertura zip, sembra fatta carina per tipo 2,50€, ci sta tutta. Se vedete del fumo non vi preoccupate, il mio incenso che sta arrivando, non so perché. Comunque questa è la pochette, è molto carina, mi piace un sacco e non vedo l'ora di utilizzarla, non so bene che cosa ci metterà dentro. Poi da Primark ho comprato queste tande bellissime che non gli frega un cazzo a nessuno, comunque no, in realtà le ho prese perché non avevo delle mutande con questa cucitura particolare, le devo lavare tra l'altro, cioè non è che è una cucitura, sono fatte in microfibra, sono costate 8€ tre paia, perché quando mettete dei vestiti o dei pantaloni molto sottili non si vedono, quindi non vedete la cucitura dello stacco tra la gamba e la mutanda, quindi le ho prese per quello. Sempre da Primark ho preso anche queste mollettine che non riuscite a vedere sicuramente perché le ho usate per fare questi piccoli space bun e le ho pagati 2€, sono le classiche pinzettine piccoline, una maculata e una nera? Boh, I don't remember. Poi ho preso da Stradivarius, non so se avete presente quando entrate da Stradivarius c'è tipo questo profumo buonissimo. E la stessa cosa mi succede da The Zenis, infatti, vabbè non ve l'ho fatto vedere perché l'ho preso un po' di tempo fa, ho preso il profumo anche di The Zenis. Solo quando sono entrata da Stradivarius ho detto tipo voglio questo profumo adesso. E allora ho fermato la commessa e gli ho chiesto scusi ma che vendete per caso il profumo di Stradivarius? E mi fa sì, il numero 15. E adesso so perché mi piace, perché al suo interno c'è il bergamotto, lavanda e sandalwood. Ciaone, è buonissimo, lo sto utilizzando tutti i giorni perché ha proprio il profumo di pulito, mi piace tantissimo. Poi da Tally Whale ho preso questo crop top a maniche corte mimetico, perché non avevo dei crop top fatti così stretti e aderenti mimetici, quindi l'ho preso perché mi piaceva e non ricordo però questo quanto l'ho pagato perché sono cose che ho già lavato e utilizzato. Da Subdued invece, quindi da Marco Moreo qua a Gallarate, sono andata a fare shopping ossessivo compulsivo perché devo fare il regalo di compleanno alla Jo, quindi ci siamo regalate, cioè gli ho regalato e mi sono regalata un massaggio che dovremmo fare thailandese. E di fronte c'era Marco Moreo, ho deciso di andare a prendere il bigliettino d'auguri lì e già che c'ero mi sono presa qualche cosina, tra cui questa bellissima magliettina trasparente, sì, trasparente, bianca, è un po' trasparentata, infatti ero in crisi perché ho detto come la metto che non ha reggiseni color carne. E quindi questa mi piace tantissimo perché è molto hippie style, non lo so, mi piace tanto. Sempre della Subdued ho preso questa maglietta qua, che è una maglietta a maniche corte, abbastanza corta, ed è qualcosa di morbido, il colore mi piace tantissimo, sono un po' in fissa quando ho sti capelli con questo colore, come potete notare. Da Stradivarius, torniamo da Stradivarius, ho preso questa gonna, che comunque è una gonna con tutti questi bottoni, una gonna nera semplice di jeans, veramente molto molto semplice, però mi piaceva perché finiva un po' a campana, non è una di quelle classiche gonne che finiscono strette sul fondo, ma un po' più larghina e mi piace come mi fa le gambe, ed è una gonna semplice appunto con queste tascone laterali e tutti i bottoni qua. Perfetto. Cioè praticamente avevo finito l'haul e devo registrare tutto di nuovo, perfetto, fantastico. Poi da Stradivarius ho preso quest'altra magliettina ed è una magliettina sempre a costine però morbidissima, poi tipo quell'altra ocra. Mi convince tanto quando la metto perché ho il seno appunto grosso e quando la metto mi si vede troppo e quindi boh, non lo so, mi piace però non mi piace, quindi vedrò come utilizzarla. Sempre da Stradivarius, raga, sono rimasta super colpita per questa cosa perché è una gonna, l'ho già usata per andare a ballare, tra l'altro c'è un filo bianco, l'ho usata già per andare a ballare ed è super comoda perché è una minigonna che slancia tantissimo le gambe a vita alta, appiattisce, è un tessuto molto molto elastico ma allo stesso tempo comprime
e questa cosa ci piace, però quando la girate in realtà è un pantaloncino, quindi è una presa per il culo, la pantagonna, e mi piace un sacco perché posso fare quello che voglio, posso mettermi anche con le gambe un attimo staccate, posso anche star seduta tranquilla che non mi si vede niente perché ho il pantaloncino alla fine, quindi non c'è nessun vedo non vedo, capite? Da Yamamay invece ho preso questo reggiseno, non so se ve l'ho fatto vedere prima perché non continuavo a registrare, mi sa di no. È una nuova collezione perché vi sostiene anche senza le spalline. Tante volte ad esempio quando metto anche magliette del genere, questa pure di Stradivarius, gialla, croppata, bellissima, e anche questo è un nuovo acquisto, fatta molto carina dietro anche, e semplice gialla però un po' trasparente, infatti si vede. Fate finta che non si vede. Mi serviva un reggiseno che riuscisse a sostenere il mio seno però senza le spalline. Ne ho uno uguale, diciamo mai, nero, però non è della collezione principessa perché come sempre fanno magari la coppa larga e pure il contorno largo, no? Il giro busto, non so adesso come si chiama. E quindi ti scendono quando hai le tette pesanti, ti scende il reggiseno insieme a tutto quanto, quindi no. Sempre da Yamamay invece ho preso questo qua che è un costume. Io faccio una grande fatica a trovare dei costumi che mi piacciono perché ho sempre il seno grosso e tante volte fanno per il seno grosso dei costumi troppo da vecchia. Mi piace perché sostiene molto bene il seno e slancia tantissimo il seno, cioè non lo fa neanche poi così tanto enorme perché è morbido, e la parte sotto invece, la mutanda, sembra vita alta dietro perché come vedete il mutandone della nonna, che poi io ovviamente metto un po' in mezzo alle chiappe, e poi davanti invece ha questi due filini che tirandoli viene molto sgambato, quindi lo potete tenere in modalità Kylie Jenner tipo sopra i rotolini della ciambella dell'amore e vi viene la coscia super lunga e la pancia piatta. Mi piace tanto, questo è veramente molto bello. Da OBS invece ho fatto questi folli perché ho preso una cosa che rimandavo, dicevo no, non mi serve, no, non mi serve, no, non la compro, costa troppo, alla fine l'ho comprata, ed è questa pochette tutta olografica. L'ho comprata alla fine perché ho pensato ogni volta che vado fuori a dormire magari non mi porto, che ne so, lo struccante, perché dico ok, dove vado ce l'avranno qualcosa, e non porto mai le mie cosine. Questa cosa mi dispiace un sacco perché vorrei portarmi le mie cosine, e quindi ho preso questa pochette perché al suo interno, come vedete, ha tre pochette in una. Tra l'altro sono trasparenti, quindi vedete anche che cosa c'è dentro, molto carina, e ho già pensato di mettere tipo in una sezione pennelli e spugnette, di qua, che ne so, gli struccanti piuttosto che altri trucchi, e quando si chiude è comoda perché si possono mettere anche le palette in piedi, quindi se non c'è spazio per le palette dentro sicuro non ci sarà spazio. Sempre da OBS ho trovato queste magliette, queste t-shirt croppate, diciamo, tagliate. Ho preso questa qua gialla con scritto Hello Saturday, ciao sabato, che sono costate mi pare 8 euro l'una. Questa qua invece che c'è scritto Thursday is the new Friday. Quest'altra azzurrina, bellissima, Sunday Funday. E poi l'ultima, questa qua, Wednesday I need a mojito. Me too, honey. Bianca, semplice. E ce n'era anche una nera che non avevo visto quando ho fatto questi acquisti. L'ho vista dopo, però non l'ho comprata alla fine. Mi sono accontentata di questa perché già ne ho prese tante. Passiamo ora agli acquisti veramente folli, perché qua ho esagerato. La mia malattia verso le maschere mi ha portato in questo circolo vizioso di acquisto e utilizzo giornaliero. Ho fatto un sondaggio su Instagram dove ho chiesto a voi cosa prendere, i prodotti top di Essence che vi piacciono, e Denti mi ha consigliato questo liquid ink eyeliner waterproof ed è molto bello, infatti ce l'ho su adesso, ho fatto anche questo disegnino con l'eyeliner, veramente figo, quindi grazie Christian perché è bellissimo. Non è uno di quegli eyeliner che quando magari tirate la palpebra va a spezzettarsi tutto, ed è molto molto nero. Poi ho preso lei della Makeup Revolution, sono gasatissima perché la sto utilizzando tutti i giorni, come potete notare è super impolverata. Questa qua è la Blush Golden Sugar. Ve la straconsiglio per il semplice fatto che c'è questo highlighter qua che è la fine del mondo, cioè guardate quanto è bello, è stupendo, scrive un sacco e illumina un sacco, io che sono bianca cadavere questo è perfetto, bellissimo. In più ci sono appunto queste cialde un po' più rosate che le uso come blush e questi qua come contouring, come cialde da contouring, perché sono molto molto chiare per la mia pelle. Vanno super bene, questa l'ho pagata mi pare 7, 8 euro, 10 euro, non ricordo, comunque un prezzo super accessibile per tutte queste cialde. Poi ho preso di Essence il Glow To Go, che è un setting spray illuminante, ancora non l'ho provato bene, nel senso che ho fatto una spruzzata di sera, ma mi ha guardato la mia amica Sara, mi fa, ah sì, ti lascia un po' di perline. Mi hanno detto su Instagram che era meglio prendere l'altro, quello trasparente, però io oramai avevo già fatto il mio acquisto, l'avevo già comprato, quindi vi saprò dire come mi trovo, perché tante mi hanno sconsigliato di prenderlo dopo che l'avevo acquistato,
perché rilascia a spruzzi, tipo a macchie, il colore, tipo il... ve lo faccio vedere direttamente. Ecco, sì, infatti. Non so se riuscite a vedere, non è molto uniforme perché mi ha fatto tipo una strisciata qua e due macchie qua. Però, secondo me, messo come primer e poi spalmato sul viso, fa un effetto bellissimo olografico rosa. Non lo so, mi piace tanto e rinfresca un po' il viso. Poi ho preso sempre di Essence lo Shine 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 Wet Look, che è una formula che mi ha consigliato sempre Christian, però lui aveva preso il colore rosso, il rosso lì non c'era, e quindi ho preso questo qua che è un nude color carne. Non ce l'ho su adesso ho quello di NYX, quelli nuovi, però è più o meno di questo colore qua, super coprente e super lucido. Questa formula è veramente molto molto bella, quindi ringrazio anche qua Christian per avermi consigliato questo. Poi invece ho preso della Lotti London, che c'è lo stand a Gallarate sempre nell'OVS, ero troppo curiosa dei loro prodotti, anche se non c'erano i test, quindi l'ho preso ad occhi chiusi e l'ho provato così, ma non l'ho ancora provato sugli occhi, ed è un correttore, non sembra, questo è il più chiaro, non sembra neanche tanto scuro, anche se non è comunque chiarissimo, nella tonalità Shell, e dicono che c'è appunto dentro la vitamina E ed è a high coverage, quindi altissima coprenza. Lo proverò così swatchato, è coprente perché ne ho messo veramente poco e guardate il tatuaggio, però vi saprò dire anche come si comporta sotto le occhiaie, se fa le pieghe, com'è, anche perché per il prezzo che ha, 4-5 euro, 6 euro comunque, per il prezzo che ha non è male se è così coprente. Raga, passiamo adesso alla parte più bella di questo video. Allora, ho preso un botto di maschere perché ultimamente ne sto facendo più o meno una al giorno, della marca... non si capisce. Questa qua è la Honey and Almond Face Mask, quindi c'è dentro il miele e la mandorla, e non sono le sheet mask, quindi non sono con la maschera in tessuto, ma sono praticamente delle maschere in crema monodose. Questa qua, la Lavender Face Mask, perché questa qua è alla lavanda, sapete, come vi ho detto, il mio amore per la lavanda, quindi non vedo l'ora di provare questa. Sempre nella parte della profumeria di OVS ho provato a prendere questa qua della marca Sugu, coreana. Questa qua è una maschera in tessuto al cetriolo, quindi vi saprò dire, ma anche qua il pack super carino. Ho preso questa che sono dei patch tipo in gel, no? Però sono l'eucalipto e ginseng. Sono un'appassionata di cose in gel, mi piacciono un sacco queste cose qua, le avevo già provate dell'altro brand, però vi saprò dire anche di queste. Io ho delle borse, cioè ho degli occhi neri che non vi dico, quindi secondo me aiuteranno molto. Poi della Jinju, invece la mia marca preferita che vendono ad OVS, ho preso questa qua per provarla, che è a forma di, cioè di la forma di, c'è il panda disegnato, ed è alla mela ed è super rinfrescante. Ha la patch per le labbra sempre in gel, questa qua invece è alla ciliegia, carinissima, invece con la mela e a forma di, ma ne ho presi due a forma di panda, che babba. Stessa cosa ma un altro brand, quindi Sugu, e l'altro è la Jinju, insomma proverò anche queste, vi saprò dire. Ho ricomprato la, credo la mia preferita di questo brand, appunto Jinju, questa all'avocado, e mi ha lasciato la pelle che non vi dico, mi sono svegliata la mattina, già la sera era stupenda, ma la mattina avevo una pelle super glowy, bellissima ed idratata. Questa mi sa che è la mia preferita di tutta la collezione che hanno fatto di maschere. Questa da provare, che ha il carbone attivo, rimuove le impurità, sempre della Jinju, ed è una maschera nera questa volta. E per ultima, raga, ho ripreso, perché anche qua mi è piaciuta tantissimo, la maschera idrogel. Come le patch, quelle per gli occhi, quelle per le labbra in gel, questa qua invece è tutta in gel ed è divertentissima da fare, è super fresca e, non lo so, rilassante, sembra di avere uno slime addosso, infatti poi dopo ci gioco quando la tolgo, ed è rivitalizzante, raga, è una cosa paurosa, anche questa ve la straconsiglio ed è una delle mie preferite. Quindi questi erano gli acquisti che ho fatto, spero che vi abbia fatto piacere questo video, vi abbia tenuto compagnia, e se questo video vi è piaciuto ovviamente vi invito a lasciare un pollice in su per sapere se questa tipologia di video vi piacciono e rifare ogni volta che faccio qualche acquisto, farvelo vedere. Ci vediamo in un altro video, vi ringrazio di cuore per aver guardato questo e un grande bacio.